Ciao a tutti, io sono Miri e benvenuti nel mio canale. Qui potete trovare video dedicati principalmente alla moda curvy e plus size, con video styling, video lookbook, video di consigli e video haul, come quello di oggi. Il video di oggi è dedicato a Shein, ormai da vari mesi insomma che ci collaboro, quindi ho la possibilità di scegliere dei capi da provare, da mostrarvi e da recensirvi. Vi ricordo sempre che è attivo come sempre il mio codice sconto MIRIABE15 per il 15% di sconto sopra gli acquisti da 29€, e senza ulteriori indugi incominciamo. Anzi, non incominciamo da qua ma incominciamo da là, perché vi faccio vedere qualche accessorio. Allora, la prima cosa che mostro sono queste scarpe, ne prendo una sola che è un po' più comodo. Allora, stavo cercando da un pochino questo genere di scarpe che più o meno vanno adesso, nel senso che adesso vanno molto, se avete visto il video sui trend che ho pubblicato la settimana scorsa, ve lo lascio nel link box, sapete che vanno le zeppe larghe. Io cercavo appunto un modello così, l'avevo visto in giro, e perché sono secondo me una via di mezzo portabile rispetto a quelle che vanno adesso, che sono delle trampoli, che io non ci so star su. Quindi ho visto che ce l'aveva, Shein aveva un modello simile, avrei voluto del colore, le avrei preferite colorate, però alla fine vanno bene anche nere, che sono comunque un passepartout, hanno un plateau non altissimo, sarà un paio di centimetri, e il tacco anche qua sarà un 8 cm, cioè insomma è comunque portabilissimo. Avevo paura che mi fossero strette, ma in realtà hanno un'ottima vestibilità. Io ho un 40, in realtà avevo scelto un, secondo me, un CN39, quindi no, in realtà il mio numero è il 39, e in effetti mi sono un pelo larghe. Però ho paura che se avessi preso il 39 poi qua mi sarebbero state un po' troppo strette. In realtà calzano bene, il cinturino è bello lungo, riesco comunque a chiuderle agevolmente, ma avrei avuto anche spazio per fare un altro buco eventualmente. L'unica cosa è che sono un pochino scomode qui, sul grattano un pochino, quindi penso che proprio perché comunque è un pochino di agio, che comunque va benissimo perché il cinturino tiene tutto fermo, di metterci magari qua dietro quelle specie di cuscinetti, in modo da far sì che non mi dia fastidio il tallone e comunque la scarpa mi stia ferma. Ha la punta quadrata e allunga la gamba? No, sta bene la gamba? Neanche, perché il cinturino non è nella parte più sottile della caviglia. Però sono belle, mi piacciono, sono fatte bene secondo me. Comunque c'erano anche in vari colori, tipo rosse, ma erano in suede, cioè quindi tipo in camoscio, e non le volevo in camoscio. C'erano anche nere in camoscio, un paio di colori nude, insomma alla fine ho preso nero, molto carine. Altra cosa che ho preso che potevo evitare, ma il mio cuore l'ha vista, cioè quando è proprio ha cominciato a battere, perché in realtà avevo già preso sua sorella nell'ultimo video haul, ve l'ho fatta vedere, o quello prima non mi ricordo, bianca, cioè quindi con i cristalli completamente bianchi, cioè color cristallo, e l'ho presa identica, è lo stesso identico modello, quello da 34€, perché ce ne sono anche 34 mi pare, sì, perché ce ne sono anche molto più economiche, però con i glitter arcobaleno, cioè guarda quanto va. Ma quanto sbrilluccicano, tutte arcobalenose, cioè questa è la protezione, in realtà arrivava addirittura dentro una scatola ferma, e dentro c'è ancora un po' di carta, c'è la tracollina e ci sono anche dei glitter da sostituire. Però con l'altra io non ho avuto problemi, è fatta proprio bene, cioè proprio bella e anche abbastanza capiente, cioè comunque ci sta, secondo me questo potrebbe essere magari non proprio arcobaleno, però chissà, perfetta borsa da matrimonio, da cerimonia, perché comunque anche alla tracollina, alla bisogna, potete mettere la tracolla. Molto bella questa è veramente bella. E poi come buttare via, diciamo, possibilità di prendere robe, perché comunque mi danno un numero di capi da dover scegliere, io ho scelto due calzini che valgono tipo un euro, due euro, però li ho presi perché tempo fa io avevo preso da loro dei calzini che erano fatti proprio come questo, quindi di quelli tipo Holland, e la parte in alto non ha l'elastico, per cui non tirano, non stringono, cioè sono un po' più giostrabili. Quindi ho preso queste perché mi mancava un fucsia di questo colore, cioè un fucsia acceso, non ce l'avevo. Poi le ho riprese rosse perché è uno dei colori che uso di più, però queste sono un pelo diverse, non le ho ancora provate, infatti hanno comunque, cioè sono fatte, non sono soprattutto più a calzino io, per quanto aprirle, sono fatte proprio di cotone, non dico di cotone, però comunque queste secondo me segneranno. Vabbè, avevo voluto provare pensando che fossero anche queste fatte come queste qua, ma va bene, niente, fallo così. Bene, ora passiamo ai vestiti. Ho cercato di prendere cose un po' basiche che mi servivano e capi che vorrei utilizzare poi per un video sui matrimoni, che spero di riuscire a fare quanto breve, in tempo breve, cioè spero
al massimo entro un mese di riuscire a farlo. Allora partiamo da questi. Questi sono un paio di jeans. Poi ho preso questi qua perché sono un lavaggio chiaro che mi mancava, così chiaro, cioè ce li ho, ma sono fatti un po' diversi. Hanno un lavaggio, diciamo, lavorato, invece volevo qualcosa proprio di semplice. E hanno la gamba dritta, molto 90s, molto anni 90, che però per me sono proprio quello che per me è comodo, nel senso che sono belli larghi, forse tirano un pelo di vita. Questi sono una 3XL, però comunque mi piacciono, un bel denim. Io ho riscontrato dei problemi con il denim di Shein solo per quelli colorati, perché mi è capitato in due paia, uno che ho io e uno quelli che poi ho regalato a mia sorella, che con lo sfregamento delle cosce un po' si rovinassero. Quelli colorati, quelli in denim normale non ho mai avuto problemi. È un denim abbastanza leggero, quindi primaverile, anche mi azzarderei a dire anche estivo. Molto bellini, molto carini, molto basic. Ho preso vari capi della linea Motif perché con l'esperienza ho visto che effettivamente sono quelli che sono fatti bene e sono veramente i più belli, sono proprio fatti bene, arrivano anche proprio impacchettati in modo diverso, non stropicciati, tutti piegati bene con la carta velina, cioè proprio si vede che comunque sono diversi tipi di diverso tipo di qualità. Allora, ho preso questo paio di pantaloni che ho preso troppo largo, però ho preso una 4XL e mi sono un pelino larghi, non tanto, cioè van bene, ma mi sono un pelo larghi, anche perché questi hanno una cosa intelligente che a me piace tantissimo, che hanno il fascione dritto davanti e dietro invece hanno un po' di elastico, in questo modo c'è più gioco e sono più comodi. A me con l'elastico davanti non mi fanno impazzire normalmente, io in genere se hanno l'elastico davanti tendo a mettere una cintura per coprirlo, però in questo modo sono proprio dritti. E sono un paio di pantaloni classici, normali, vanno giù comunque abbastanza larghi, non troppo stretti. Hanno le tasche. Oh no, aspetta, sì che hanno le tasche. No, ho detto una mica. No, hanno le tasche, perché sono fatti bene. Hanno la doppia cucitura, cioè la doppia chiusura, quindi hanno il gancino più il bottone. E sono fatti in, vediamo se questo hanno un gancino, wash, poliestere e viscosa, elasten. Qua c'è anche il bottone di scorta, c'è proprio tutto fatto un po' diverso, fatto un po' meglio. Una tuta, io adoro le tute. Qua ho preso una 4XL e ho sbagliato, ho dovuto prendere una 3XL. È che l'ultima volta che avevo preso una 3XL mi tirava un pelino di dal sedere quando mi sedevo. Questa è larga, non niente di troppo, diciamo che non va bene, una bella cintura e si risolve. La cosa un po' più, diciamo, un po' difficile è che ha la manichetta sbuffo e bella, questa manica è molto bella ed è molto scollata, per cui essendo scollata la manica tende a scendere ancora di più. Credo che lo chiuderò con un punto o una spilla, in modo che tenendo chiuso qui stia su anche dalla spalla, poi fa una specie di sbuffo sulla vita, ma me la faccio andare bene, non è un problema. È una bella stoffa, penso sia sempre poliestere, cioè adesso controllo, cioè non so neanche se deve, vale la pena controllare, perché come sempre di tutte poi anche le taglie ve le metto nell'info box, comunque vi scrivo tutto nell'info box, tutti i link di quello che è disponibile, perché ho già visto che delle cose non lo sono più. Allora, questa è 100% poliestere, ma è un bel poliestere, cioè è un, sembra quasi viscosa, cioè è morbido e secondo me è proprio bello. A me la stampa mi piace tantissimo, è su base nera ma super colorata, e anche questo era uno di quei capi che avevo preso per il famoso video sui matrimoni, perché secondo me le tute sono un ottimo compromesso. E appunto devo capire un attimo per la questione taglia, dietro alla cerniera scollata a B che sembra incrociato, però molto carino. Altro capo di Motif, e qua mi mangio le mani perché questi mannaggia mi sono larghi. Ho preso sempre una 4XL mi pare, vediamo, sì, Motif, dov'è? Beh, 4XL, e mannaggia, anche perché questi sono fatti ancora meglio. Hanno un tessuto bellissimo, sono un rosino chiaro, pallido, mi sa che ci fosse anche la giacca o il gilet. Comunque c'era una serie di questi pantaloni anche di altri colori, molto polverosi, molto chiari, che secondo me per le cerimonie sono perfette. Queste non le ho prese in realtà per la cerimonia, però davanti hanno questa cosa qui e dietro hanno l'elastico.
che viene anche un bel po', tra l'altro. Quindi sono proprio comodi. Il problema è che questa cosa qui le rende larghe. Per cui devo capire, anche perché non ha neanche gli occhiali da mettere alla cintura, quindi o che tiro leggermente l'elastico, non lo so, adesso capisco, o che metto, boh, le riesco a mettere lo stesso ma tendono a cadermi e non mi, cioè, non mi fanno impazzire. Doppia chiusura anche qua, queste sono di vediamo, 52% cotone, 45% poliestere, 3% elastane, però sono proprio belli, è proprio anche un bel peso di, è proprio di pantalone con la riga in mezzo, sono proprio un genere di pantaloni. Mi sono accorta che non avevo un blazer normale, basico, nero, che mi andasse bene, e quindi mi sono preso un blazer basico, nero. Ce n'erano tanti, non sapevo bene quale scegliere, non sono stata bravissimissima perché purtroppo il tessuto non è proprio bellissimo, è un po' di quelli morbidi, il classico tessuto in realtà che ha Shein, la maggior parte dei blazer. Mi è capitato di trovarne però anche molto belli, tra cui dopo uno che vi farò vedere, anche proprio come stoffa, purtroppo questo è un po' una via di mezzo. È un taglio un po' over, volevo qualcosa di moderno perché comunque adesso vanno così, non sono convintissima che mi stia benissimo, che sia proprio quello che voglio, però... cioè era quello che cercavo. Foderato, ha le spalline che io approvo, perché secondo me un blazer con le spalline non tanto e della misura giusta danno subito un'altra silhouette alla spalla, soprattutto in un capo spalla sta benissimo. Non è un doppio petto, però sì, con i bottoni, ma io poi in realtà penso di tenerlo aperta. E ho preso una 3XL, carino, ma un blazer normale senza infamia né lode. Sempre per la serie cose da cerimonia, lo so, abbiate fede, poi vi dirò. Allora, ho preso questo set pigiama, che comunque era una cosa che andava, il set pigiama andava qualche stagione fa, ma si è ripresentata anche con questa stagione, soprattutto per la questione del matchy matchy, quindi della stessa stampa ripetuta su, diciamo, i due capi. I pantaloni, ho preso una 3XL, i pantaloni hanno l'elastico in vita, no, buono, peccato perché io comunque la camicia ho intenzione di portarla dentro, quindi ci aggiungerò probabilmente una cintura, magari anche fuori in realtà. Mi piace molto come hanno piazzato il tessuto, il piazzamento del disegno che continua con la camicia, molto bello, è un poliestere ma di quelli abbastanza morbidi, cioè comunque bello. L'unica cosa, spero che non sia genere questo tipo qui, è anche un po' di elettricità statica e si attacca alle gambe. Ancora l'ho provato ma non mi è successo, però la camicia mi piace ancora di più, questa secondo me è perfetta da usare anche da sola volendo, beh anche i pantaloni in realtà è la cosa bella dei set. Mi piace molto il dettaglio del frontino, oddio non mi ricordo come si chiama tecnicamente, vabbè, della parte davanti verde e anche del polsino. Benissimo, la taglia è perfetta, cade bene di spalle, cade bene di lunghezza maniche, anche se io comunque questa poi la tirerei su. Bella, mi piace molto, questo è un set che mi piace parecchio, cioè è un po' too much perché me ne rendo conto, però mi piace. Questo è il blazer che mi piaceva tantissimo, di cui sono super contenta, ho preso una 3XL ed è della linea Shein Sky SXY Fit for You, non so se è una linea particolare, non mi era mai successo di trovare questa etichetta. Il blazer è bellissimo, un bel arancio, qua forse sembra più fluo di quello che è in realtà, però era proprio il colore che volevo, perché secondo me mi piace molto avere i blazer colorati, magari da mettere su proprio una t-shirt, jeans e via, oppure da giocare magari quando fa un po' più fresco con i vestitini e metterci sul blazer abbinato, insomma cose così. Dentro è foderato, ha un po' di spalline ma non tanto, ed è un bellissimo tessuto. Cioè non è di quello come quello che vi ho fatto del prima, anche perché incredibile ma vero, mo se vi leggo la composizione, cioè io la so però, 45% lino, 55% viscosa, incredibile, cioè, quindi questo è super breathable, infatti è anche super, super stropicciato, perché il lino lo guardi e si stropiccia, però non mi lamento, benissimo. Mi va bene. Cardiganino,
cardiganino per la mezza stagione, mi piaceva molto questo vibe un po' gypsy con effetto uncinetto, rimane aperto sul davanti perché ha solo il bottone qui e c'era anche bianco, sono stata molto indecisa se uno o l'altro, alla fine l'ho scelto nero, mi piaceva che risaltassero un po' di più i colori, ora un po' mi sto pentendo. Carino, veste poco però perché io appunto ho preso su me una 4XL, mi ricordo, vabbè, comunque c'è scritto tutto 3XL, mi sa che fosse la taglia più grande, forse c'era anche la, forse era la taglia più grande, per cui non è che avesse tantissimo e quindi rimane comunque anche abbastanza aderente, però mi piaceva un sacco appunto questo effetto uncinetto con queste patchwork, sito a patchwork, magari devo buttare su una t-shirt nella mezza stagione, ci sta. Altra, diciamo, t-shirt, che però poi t-shirt non è, qua ho preso una 2XL, taglia benissimo. Ed è questa maglietta color verde bosco, in realtà dal sito sembrava un pochino più accesa, raso finto ovviamente, che va stirato, che ha le maniche, che ha le spalline praticamente come quelle che andavano un po' l'estate scorsa, adesso già meno però non mi interessa, mi piaceva molto, con la spallina che esce un pochino, quindi dà un po' più di forma e bilancia un po' le mie spalle cadenti. E mi piaceva appunto che fosse colorata, dritta, un po' boxy, però poi mettendola dentro secondo me sta molto elegante e secondo me anche molto giostrabile, cioè comunque può essere sia elegante che casual in base a come la si abbina, molto carina, sta un po' così, un po' easy. Jeans, sempre della linea Motif, questi hanno, sono 3XL e sono diventati di diritto proprio zoom, i miei jeans prefe. Perfetti, mi piace molto il lavaggio scuro, perché io comunque li volevo chiari, ma quelli che uso di più sono, sono scuri. L'unica roba che mi piace un po' meno sono queste finte righe qui, ma me ne accorgo solo adesso, addosso non le avevo viste. Dritti, sono un po' un taglio mamma, quindi stretta è un po' più in vita e un po' più larghi nei fianchi e vanno giù poi un po' chiuse. Lunghezza perfetta, questo denim un po' più pesantino dell'altro e un po' più sostenuto. Non so se effettivamente per il fatto che sono di Motif hanno una qualità migliore, però come fit impeccabile, bellissimi. Questi mi piacciono veramente veramente tanto, secondo me stanno anche molto bene addosso, almeno per la mia conformazione, per come sono fatta io, bellissimi. Poi ho preso due guaine contenitive, che però io non volevo proprio delle guaine, io voglio delle specie di, volevo dei pantaloncini da poter usare che fossero anche un pelo contenitivi ma non restrittivi, e ho un po' fatto un fail, l'altro di più però. Allora, queste dove sono un po' corte. Hanno il taglio vivo, quindi non segnano, sono neri, e hanno il fascione sopra più teso. Il problema, io ho preso una 4XL, il problema è che non si riesce a capire che taglie prenderle, perché hanno tutte delle taglie molto strette, e quindi io ho preso la più grande proprio perché non li volevo troppo contenitiva, e in realtà a me qua un po' fa, perché vengono su molto di vita, e un po' fa l'effetto ciccino che esce qui e non sta molto bene. Però vabbè, la parte un po' più contenitiva è solo la fascia, che è molto rigida, invece la parte della gamba è molto elasticizzata e comoda. Poliestere ovviamente, per cui fa sudare, ma va bene, insomma, non mi aspettavo, non volevo niente di naturali o robe così. Vabbè, l'altro è stato proprio una perla, non me l'ero accorta, cioè, non so se si vede, ma c'ha l'imbottitura sul culo, cioè, che roba, non ho parole per definirla. Fortunatamente ho subito detto no, questa cosa deve venire via, dentro ha un po' la taschina per cui si può togliere e voilà, mi la toglierò chiaramente. Viene su anche la parte in silicone, quindi in teoria dovrebbe venire fino qui e non spostarsi. Io l'ho provata, non si sposta, però non sono mai così fiduciosa, in realtà non ho trovati molti che nonostante avessero anche il silicone non si spostassero poi, soprattutto sul dietro, però vabbè, insomma, fossero state più corta per me era anche meglio. È un po' più lunga gamba e è più rifinita, quindi c'ha le cuciture, anche questa ha un po' di doppia, ha la parte doppiata nella pancia per contenere un po' di più, queste sono un pochino più contenitive delle altre. Volevo più una roba come questa, però vabbè, ma soprattutto non volevo l'imbottitura, cioè terribile. Poi questo sapevo che sarebbe stata su da me pure, lo sapevo, cioè proprio quel poliestere anche brutto da toccare, però io non ho resistito a questa fantasia, cioè Arlecchino,
cioè, ma è bellissimo, le facce tipo non dico Picasso, però dietro che è un po' ricciottina, perché comunque ha il taglio overissimo, cioè ha proprio infatti mi sa che ho preso una 2XL, esatto, perché comunque ha la manica molto larga, scende giù, è un po' cortina, cioè non è crop, però non è neanche lunghissima, ed ha tanto tanto volume, mi piace molto comunque come cade, e per questo rimane fresca, nonostante sia un tessuto che non è esattamente confortevole d'estate, però il fatto che comunque è over ci sta, insomma, breathable, dà spazio alla ascella di respirare, via. E mi piaceva tantissimo appunto questa stampa, cioè questa secondo me con un jeans o anche un pantalone colorato tinta unita e via. Ultima cosina, vestitino, taglia 3XL ho preso, ed è molto 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 adorabile, anche questo un po' questo tessuto, che purtroppo, mannaggia, però vabbè, molto carina. Sì, in effetti sono colori un po' strani, perché è base lilla, rosa e verde, è un verde tra l'altro anche strano, quindi secondo me qua ci si abbina non tantissimo, bianco forse, sì perché c'è anche del bianco, quindi sì, però molto carino il taglio. Taglio in vita ma col fascione, dietro ha la cerniera, manichetta sbuffo, maniche qua che così non cade niente, molto molto carino, lunghezza appena sopra il ginocchio, questo secondo me è il perfetto vestitino estivo. E niente, questo è stato il mio video haul di Shein, sta fermo. E niente, questo è stato il mio video haul di Shein, fatemi sapere cos'è la cosa che vi ho mostrato che vi è piaciuto di più, spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima, ciao!